Buongiorno a tutti e benvenuti. Il mio compito è quello di presentare i racconti da San Giuliano. Innanzitutto vediamo di cosa si tratta. È un'iniziativa promossa dal segretariato regionale della Liguria e dalla Biblioteca Universitaria di Genova nell'ambito del piano di valorizzazione 2020 promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In un primo tempo, l'organizzazione prevedeva un incontro in presenza presso la Biblioteca Universitaria di Genova. Poi la situazione sanitaria, come sappiamo, è peggiorata, è impossibile, negato fare qualsiasi incontro in presenza e quindi abbiamo optato per una soluzione diversa. Sicuramente ci dispiace molto non incontrarci di persona, ma abbiamo pensato di ribellarci pacificamente al Covid-19. Il vantaggio è quello di offrire uno strumento culturale che sia accessibile a tutti. Sia accessibile sicuramente a un numero maggiore di persone di quelle che sarebbe stato possibile ospitare nella bella sala conferenze della Biblioteca Universitaria di Genova. Ma qual era l'obiettivo? È quello di narrare delle storie da San Giuliano, l'abbazia e uno dei monumenti più amati dai genovesi. Tutto nasce circa un anno fa, quando, nello stesso periodo, proprio in questi giorni, veniva pubblicato un volume dedicato all'abbazia di San Giuliano. In questo modo noi proponiamo una trasposizione di alcuni degli spunti, delle riflessioni e dei contenuti di questo volume attraverso delle narrazioni. L'architetto Sara Rulli aprirà questa serie di videoincontri con una narrazione sul paesaggio storico dell'abbazia, mentre l'architetto Martagnone ci racconterà uno spazio inedito del cantiere. Il suo intervento, Scorci di cantieri, ci permetterà infatti di andare oltre alle recinzioni di cantiere e di vedere cosa succede, in fondo dando risposta alle curiosità di tutti noi e non soltanto dei pensionati che scrutano al di là dei recinti di cantiere si chiedono che cosa sta succedendo in questo momento, quando finirà il cantiere e che cosa si potrà vedere dopo. La dottoressa Rossana Vitiello ci racconterà una storia avventurosa, che è quella delle opere d'arte che sono state conservate nella chiesa di San Giuliano, si sono allontanate, sono ritornate in una sorta di migrazione. Quello che ci racconterà la dottoressa Rossana Vitiello è un vero e proprio giallo. Ed ancora la dottoressa Maria Angela Bruno ci farà un racconto appassionato della cronaca di tutte le immagini che nel corso dei secoli i pittori e gli artisti hanno restituito dell'abbazia di San Giuliano, della chiesa e del contesto paesaggistico. Allora dobbiamo fare ancora un piccolo passo indietro per capire il perché della nascita di questo libro dedicato all'abbazia di San Giuliano. È da tanti anni, almeno 2 decenni e oltre, che tante persone del Ministero si occupano della conservazione e del restauro di questo complesso architettonico. Primo tra tutti è stato Guido Rosato, il quale ha studiato fin dagli anni 90 del secolo scorso le condizioni di conservazione dell'abbazia e ne ha fatto un vero e proprio progetto. E anche il progetto di scrivere un quaderno di cantiere spetta proprio a Guido Rosato. Poi, nel corso degli anni, questo progetto ha aumentato la propria dimensione e in effetti ora lo testimoniano i 24 autori che hanno contribuito alla sua realizzazione. E infatti, questo volume racconta della storia, delle ricerche archivistiche, delle indagini conoscitive che sono state svolte da professionisti esterni, dall'Università degli Studi di Genova, dai lavori che sono stati condotti in primis, come vi dicevo, da Guido Rosato e poi a partire dal 2007 dall'architetto Martagnone, dall'architetto Carlo Arcolao e dall'architetto Lorenzo Comino, funzionari del Ministero che tanto si sono impegnati per la rinascita di questo complesso. Ed infine nel volume vi sono anche le nuove prospettive consolidate, ossia la prospettiva di far diventare l'abbazia di San Giuliano la nuova casa dei cantautori, ma da alcuni mesi anche sede degli uffici del Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Genova. Ecco,
Il nostro tentativo è quello di trasformare, di tradurre alcune delle conoscenze, alcuni dei contributi scientifici che sono conservati all'interno del volume in un racconto. E per far questo, in questo momento, lo strumento più convincente e di massima diffusione è proprio quello delle videoconferenze. Ecco perché ve le offriamo con l'intenzione di superare i limiti che la pandemia oggi ci impone. Quindi ora vi invito a gustarvi le videoconferenze, ma ancora voglio ringraziare l'architetto Manuela Salvitti, segretario regionale per la Liguria, e il dottor Paolo Giannone, direttore della Biblioteca Universitaria di Genova, che hanno sostenuto e condiviso questo progetto. E in modo particolare la dottoressa Maria Angela Bruno, che ha reso possibile le videonarrazioni. Grazie a tutti e buona visione.